In ogni caso, raga, visto che ci tenete tanto a sapere la mia riguardo al video di Enfire, tra una mezz'oretta ci avremo Enfire, parleremo direttamente con lui. Quindi sarà interessante confrontarsi con lui, che ha visto principalmente i lati negativi, scusate, ha visto principalmente i lati negativi dell'aggiornamento. Io ho visto principalmente quelli positivi, ma attenzione, non perché questo aggiornamento cancelli tutte le problematiche che c'erano prima su Legends. No, raga, semplicemente tutte quelle problematiche lì le avevo già affrontate in un video di 40 minuti, neanche 2 settimane fa. Ci abbiamo fatto dei questionari tutti quanti, che la Bandai, gli sviluppatori, si spera, cominceranno a leggere da oggi in teoria, perché avevamo tempo fino a oggi per mandarli. Di conseguenza, sperare che questo aggiornamento qua fosse qualcosa di più rispetto a quanto ci hanno detto ieri... Sì, ci potevate sperare, però non era... non si poteva sperare così tanto, per il semplice fatto che probabilmente questo video in staff l'hanno registrato più di 2 settimane fa, o comunque giù di lì. Cioè, mi viene da pensare questo anche per il fatto che non hanno minimamente mostrato il personaggio dei 1000 giorni, sembrava quasi fosse una roba in arrivo tra chissà quanto, e in realtà è arrivato oggi. Cioè, mi viene quasi da pensare che non... l'hanno registrato talmente tanto tempo fa che non erano aggiornati effettivamente sulla situazione attuale. Oldo, bella bro, ma ci mancherebbe, sempre bello leggere... Cioè, cazzo, sei uno che argomenta e tutto quanto, quindi è sempre bello leggere certe argomentazioni. In ogni caso, dicevo, raga, l'aggiornamento di oggi non cancella assolutamente le problematiche che ci sono riguardo agli eventi, al farming di Chrono Crystal, a tutte queste robe qua, sulla quale abbiamo compilato questionari, ci siamo abbastanza lamentati sotto i vari post... Queste robe qua dovrebbero, si spera, io spero in questo, essere fissate in un prossimo update. Quindi, raga, ok, rimanere un attimino delusi dalla celebrazione dei 1000 giorni, potevano assolutamente metterci qualche evento in più, mi auguro che arrivino durante il corso di questo mese, dato che la celebrazione dura fino alla fine di marzo. Ma aspettarsi la rivoluzione già da oggi era impensabile, raga, era semplicemente impensabile. Ok, penso sia abbastanza chiaro per tutti, raga. Detto ciò, l'aggiornamento di oggi, 500 Chrono Crystal escluse, che sembrano un po' gli 80 euro di Renzi, a mio parere è positivo come aggiornamento. Poi per il resto hanno tolto, sì, delle 500 Chrono Crystal utili per i giocatori free to play, ma teoricamente appunto dovrebbero essere semplicemente spostate su qualcos'altro che attualmente non abbiamo visto, e quindi la gente si è incazzata. Però da qua a dire che è l'aggiornamento peggiore di sempre, unicamente per questo, mi sembra un attimino eccessivo, ecco. Perché sì, avrei potuto lamentarmi nuovamente delle stesse cose di cui mi sono lamentato 2 settimane fa. Cosa avrebbe portato? Nulla. Altra gente ancora più incazzata. E cosa ci faccio con sta gente incazzata? Cioè, non voglio creare un'armata, raga, e assaltare la Bandai. Non è nel mio interesse questo. C'è anche da dire che l'industria videoludica giapponese ci ha avuto un sacco, ma un sacco di problematiche relative al Covid. Nel senso che aziende grosse come la Nintendo, come la Sony, hanno avuto grossi, grossi problemi. Immaginatevi una branchia piccolissima della Bandai, ovvero quella dedicata a Dragon Ball Legends. Cosa può aver avuto di problematiche? Cioè, a mio parere è già tanto, raga. Adesso non è che voglio leccare il culo alla Bandai, che oddio l'ossessione di parare il culo, ma mi metto anche un attimo nei panni di una persona che lavora e c'ha una vita vera. Ovvero, cioè, Nintendo e Sony, raga, hanno tipo... Sony ha rimandato Gran Turismo 7 al 2022. Nintendo una settimana fa ha fatto un Nintendo Direct, che sarebbe il video in staff, diciamo, della Nintendo. La Bandai mi paga. Ma magari, raga, mi pagasse la Bandai, ma magari. Sarei ancora più convincente, fidatevi. Sta di fatto che la Nintendo, raga, ha fatto un Nintendo Direct dopo un anno che non ne faceva, da 50 minuti,
E c'era da tagliarsi le vene, raga. È stata una merda, ma una merda. Ci hanno presentato roba indie non troppo entusiasmante. Remaster HD di roba proprio presa dal fondo del barile, di roba presa dalla prima Xbox, ma non tipo che dici Conker, Halo, che dici cazzo, roba figa della prima Xbox. No, una roba che non ricordavo nemmeno della sua esistenza. Annuncio della vita Splatoon 3, raga, che c'ha fanbase unicamente in Giappone. Ha fatto schifo il Nintendo Direct. E non possiamo pretendere chissà cosa dal video in staff, raga, dalla Bandai, da una minima branchia della Bandai che si occupa di un gioco free to play per cellulare. È questo il concetto. Non si tratta di difendere sempre comunque, ma di avere delle aspettative, diciamo, a livello giusto per quello che stiamo giocando. Kakyoin! Luca, devi chiamar Dani! Lo so, mo lo chiamiamo. Ora entriamo in call. Ha paura! No, scherzo. Bella, Dani! Eccoci qua! Ciao, bello. Ehi, tutto a posto? Certo, come te la passi? Bene. Ma bene, 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 dai, tutto a posto, tutto a posto. Stai facendo le rush? Io ho appena scazzato, devo riniziare tutto da capo. No, io me l'ero portato avanti ancora stamattina, ho detto, me le faccio subito. Ah, Pam, lei l'ha fatta. pam, pam, sì. Quindi no, ti sei bruciato una challenge praticamente. Eh sì, mi sono bruciato la 3 e mi sono lasciato prendere la mano e Tarles mi ha scassato completamente tutti gli hybrid. Dico, vabbè, pace, le rifaccio la prossima volta. Allora, fammi capire un pochino, perché noi siamo Sì. portavoci di due visioni completamente diametralmente opposte. Esattamente, Esatto, proprio te tu hai completamente... colto tutti i lati negativi di oggi, io ho colto tutti i lati positivi praticamente. Esatto, quindi io immagino che se tu fai un sondaggio sulla community in cui chiedi sei soddisfatto, la maggior parte dirà di sì. Se lo faccio io, la maggior parte dirà di no. Molto probabile, esatto. Sì, prima c'era stato il sondaggio e c'era tipo soddisfatti dell'aggiornamento, c'era tipo molto abbastanza, non proprio per Sì, sì, nulla, sì. sarà abbastanza vinto. Che è una buona via di mezzo, diciamo. Ok, ci sta, ci sta. E allora, di cosa vogliamo parlare? Cioè, in realtà... Ci siamo già detti tutto quanto Sì, quello esatto, no, che volevamo ne abbiamo già dire. parlato Abbiamo in già privato parlato. di tutto quanto. No, in Ecco, realtà, boh, magari esporre un attimino anche i nostri proprio punti di vista, nel senso, cioè, perché comunque sto mezzo difendendo il gioco. Dove comunque, ripetiamolo, i problemi ci sono esattamente quelli di 2 settimane fa, ma quello che trovavo abbastanza superfluo era ribadire queste problematiche anche oggi, perché era abbastanza chiaro che non le avrebbero risolte oggi, visto che proprio i questionari finivano di riceverli oggi. certo. Quindi era un attimino azzardato, utopico aspettarsi i cambiamenti della vita da ieri a oggi, appunto. Certo, io guarda, su questo punto sono iper in accordo con te, te l'ho già detto. L'unica cosa che ha fatto storcere un pochino il naso alla gente, qual è stata, Luca? È stata che loggando questa mattina, loro Se non si sono sono... trovati nulla, Esatto, si sono trovati nulla. chiaro. È stato il problema, ragazzi. Problema santo di Santoshi è che hanno fatto tutto con il timing sbagliato. Cioè, se tu hai una massa di 100.000 giocatori, okay, 100.000 giocatori da effettivamente mettere d'accordo, tu non puoi dirmi nel video in staff il giorno prima tonnellate di eventi, fare loggare 100.000 giocatori e non metterli al lancio. Il problema è stato la tempistica. Io sono ancora speranzoso, ce li mettono sti eventi, ragazzi. Ce li mettono prima o poi. Però dovevano metterli subito, perché sennò poi la gente che cosa fa? Si va a focalizzare sulle cose che effettivamente non gli sono piaciute. E esplode Reddit, esplodono Facebook, esplode la pagina Twitter. Boom, ragazzi, ci avete visto? C'è una shitstorm allucinante su sta roba. La gente ci mema sopra e li capiamo, molti li capiscono. Però è giusto quello che dici anche te. Bisogna dare il tempo agli sviluppatori di mettere in atto queste modifiche. E solo che qual è il problema anche in questo caso, Luca? Che la community è girata di scatole perché ogni volta che hanno detto sì, faremo, sì, miglioreremo, poi alla fine non hanno fatto una ceppa, capito? È questo il fatto. Cioè, si sono autocostruiti una corazza di sfiducia da soli.
Bene o male sì, però nel senso, ok, c'è carenza di eventi e Chrono Crystal farmabili, su questo non c'è il minimo dubbio, ma prendendo tutto il resto, ti dico proprio tutto il resto di The Legends, da un anno a questa parte a me sembra più accessibile, cavolo, migliorato giocando, come quality of life. Esatto. Assolutamente, ci stiamo giocando, ma infatti ragazzi, ripeto, quello che vorrei che passasse dal video, e l'ho detto mille volte, si vede che non era stato abbastanza, come dire, non sono stato abbastanza specifico nella cosa, e i cambiamenti che hanno fatto sono buoni. Il problema, ragazzi, non è il cambiamento in sé. Quello è giusto, è perfetto. È il modo, capite? È il modo. Sì, 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 cioè se avessero, cioè, queste 500 cc, prima ho detto mi sembrano un po' gli 80 euro di Renzi, tu sicuramente potrai capire la questione, magari i più giovani no, ma tu sicuramente potrai capire. Esatto. Le 500 cc, raga, sono gli 80 euro di Renzi. Esatto. Non gli costava assolutamente nulla spostarle da qualche altra parte, ma come probabilmente così sarà, il punto negativo è che non l'hanno fatto oggi, cioè bastava esatto. veramente poco per fare un evento a parte di qualche stage farmabile anche. Un evento che avesse queste 500 cc in qualche modo, io penso che intendano spostarle con la nuova modalità, ma... cioè, non possono annunciarmela per primavera. Però ad aprile. Così esatto. generica, esatto, quando servono queste 500 cc ora. Certo. Mi auguro, come tutti, che arrivino eventi già dalla prossima settimana. Cioè, ripeto, ti stiamo battendo per mantenere le cose, migliorandole, quando ci sono cose che dovrebbero oggettivamente essere già state migliorate al lancio. Sarebbero dovute essere migliorate al lancio. E verranno migliorate, si spera, nel prossimo update. E in più, Luca, la cosa che io mi davvero mano sul cuore su sta roba, quando mi mettono gli eventi, non me li lasci per la celebrazione e basta. Cioè, le 500 cc delle Rush sono perse per sempre, e questo lo sappiamo tutti. Ma gli eventi che mi inseriranno devono lasciarmi 500 cc per sempre. Anche post fine della celebrazione, perché se me le lasci con tonnellata di eventi solo durante la celebrazione, allora Toshi mi prende per il culo. No, infatti no, per quello, cioè, anche per questo dicevo che secondo me era un attimo sbagliato accostare quelle 500 cc tolte dalle Rush e pensare che siano quelle aggiunte, diciamo, alle 1000 Chrono Crystal di Mr. Satan. È ragionissima, Luca. Io nel video, ne ho già parlato con i ragazzi, sebbene abbia ribadito molte volte che le CC spostate delle Rush non sono quelle nelle di Mr. Satan, molti magari hanno capito, ma in realtà intendeva quello. No, non intendeva quello, ragazzi. L'ho detto 36 volte nella seconda parte. Ho detto, gli eventi, se arriveranno, perché ancora non li abbiamo visti, devono essere continuativi nel tempo. Devono essere... No, assolutamente. Tutto qua. Assolutamente. Cioè, non ci piove, raga. A tutti fa piacere ricevere Chrono Crystal farmabili. A tutti, pure a chi shoppa l'infinità, raga. Pure a Goresh fanno piacere le 1000 Chrono Crystal regalate. Fidatevi. Nessuno va contro Chrono Crystal regalate, raga. Quello assolutamente no. Quello zero proprio. Sono un po' resti dal farlo. Ecco, sono un po' tirchi. Sono molto, molto, molto tirchi comunque. In quest'ultimo periodo. Io credo che con la nuova modalità sarà tutto stupendo. Sarà tipo il paradiso. Rose e fiori. Me lo auguro. Io ho fatto la mia bet finale, Luca, te l'ho detto tante volte, sull'anniversario. L'anniversario sarà la bet del Dragon Ball Legends 3.0.